Allora, il castigo non serve a niente. È utile la punizione. Punizione etimologicamente significa purificazione. Castigo? Il castigo invece ti meriti qualcosa di brutto perché hai fatto qualcosa che non dovevi fare. L'etimologia non la ricordo, però posso andarla a vedere. Okay. Quindi la colpa prevede il castigo, la responsabilità prevede una purificazione. A cosa serve mettere in carcere tutte quelle persone che fanno delitti anche di un certo tipo se poi non si utilizza un percorso di reintegrazione? Serve a nulla. Non è un caso che le persone escono dal carcere e delinquono di nuovo. Non trovano lavoro, nessuno gli dà più retta, se è un delinquente, ora se sono delinquenti. Certo, però vuol dire che in carcere non è stato fatto un adeguato percorso di reintegrazione. La reintegrazione serve per purificare, per poi reimmettere nella società quella persona. Okay? Il castigo significa tu hai fatto quello, rimani quello per tutta la vita. Non importa se sei cambiato, se nel frattempo ovviamente hai compreso quello che hai fatto, ti hanno fatto capire, abbiamo lavorato sui tuoi blocchi psicologici piuttosto che su quello che hai vissuto magari, anche qualcuno parla karmicamente, quindi in altre vite, ok? Però parliamo magari di questa vita qua e basta. Non importa, tu rimani sempre un delinquente. Questa marchio, è la sentenza che io do, ti metto il timbro e tu sei così. Succede, giusto? Di solito i bambini quando vengono messi dietro la lavagna non gli dicono perché hai fatto, perché hai detto, perché sei, gli dicono di solito. Vai dietro la lavagna perché sei un somaro, perché sei uno che disturba, perché sei, e lì li marchi. E difatti il castigo viene sempre inflitto con qualcosa che crea vergogna, rabbia o qualche altra emozione. Sempre negativo. Sempre negativo. Invece la punizione di solito è accompagnata da una spiegazione, da un aiuto anche a uscire da quella situazione. Non ti porto le giostre perché è giusto che ti porto le giostre se fai arrabbiare papà? No. Perfetto, hai capito. Ma allora, quindi è una presa d'atto, una presa di coscienza. Sì, coscienza. Esatto. Sempre coscienza. Esatto. È un po' quello che noi, come cristiano-cattolici, cristiani in generale, facciamo con la confessione. La confessione serve a purificarci e rimetterci nella società per quello che siamo, non per quello che ci hanno additato. È l'errore, è la purificazione dall'errore, cioè io comprendo l'errore che ho fatto, perché il peccato è l'errore, non è altro che l'errore. Due modi di dire la stessa cosa, solo che il peccato ce l'hanno fatto vedere come colpa, l'errore come qualcosa che può essere corretto, grazie. Invece peccato ed errore è la stessa cosa. Il peccato più grande di un essere umano è dimenticarsi di se stesso. È l'errore dimenticarsi di se stesso. Infatti qual è tutto il percorso dell'essere umano, dall'inizio alla fine, è ritornare a ricordarsi di sé. Io esisto. Invece la mente si porta sempre fuori. Quindi la punizione ci serve a comprendere l'errore e non farlo più. Questa è la punizione. Allora, quindi la presa di coscienza che dicevi tu, esattamente quello. Allora, il castigo ha a che fare col peccato e la punizione con l'errore? No, allora, a dire il vero, sono la stessa cosa, il castigo con la colpa. Cioè uno ti addita, ti mette il timbro come hai detto tu e sei così tutta la vita. Mentre la punizione ha a che fare con la responsabilità. Sono due prese di coscienza diverse. Ma l'errore non ha a che fare con errare, cioè andare avanti. Perché? Invece il peccato ti blocca lì. No, sono due modi di dire la stessa cosa. Perché il peccato è un errore. No, il peccato è un errore, ok? Quindi, quando è che io peco? Quando sbaglio. Sono due modi per dire la stessa cosa. È un sinonimo. Un sinonimo.
nel momento in cui io mi purifico, quindi ho questa punizione, cosa succede? Che io ho capito dal peccato o dall'errore, chiamiamolo come vogliamo, come devo agire. Quindi non ripeto più la stessa cosa perché mi ha fatto crescere, mi sono evoluto. Quando invece io do un castigo, quindi non la punizione, il castigo, vuol dire che non sto facendo una presa di coscienza. Il bambino infatti non capisce mai perché viene messo in castigo. Ancora più semplice è dimostrarlo con gli animali. Il cane. Il cane, se vedi che ha fatto la pipì in quel momento, lo puoi correggere, ma se no, no. Esatto. Cioè, l'animale in quel preciso momento comprende che poi non deve più farlo. Ma se, che ne so, il cane ti rompe il vaso e tu ritorni a casa dopo 5 ore che lui ha fatto quella cosa, e lo punisci, non capisce perché lo punisci. No, lui capisce che lo punisci perché stai rientrando a casa. Sì, esatto. Ogni volta che rientri a casa dici, ma perché mi punisci? Paura, sì. Esatto. Quindi vivono il qui e ora, gli stessi bambini. Quindi attenzione a mettere in punizione i bambini, soprattutto dopo che è successo. Perché si crea confusione. Non capisco. Cioè io corro incontro alla mamma e al papà che sono tornati a casa, hanno saputo però che io a scuola ho preso un brutto voto adesso, come arrivo invece di essere contenti mi sgridano. Come dice Fabrizio, io associo il fatto che loro tornano a casa con la sgridata. Castigo di solito è associato a un percepito emozionale forte, perché di solito quando metti un bambino in castigo alla fine dici anche e vergognati di quello che hai fatto, e quindi gli apri la mente, li metti dentro che è uno stupido, vergognati perché hai fatto quella cosa lì, basta, da lì non ti aiuta. Il bambino la sera dopo non vi viene più incontro, cosa fate voi che vi siete dimenticati della sera precedente? Beh, non vieni a salutarmi stasera, e